la mostra intende raccontare le vite dei personaggi più importanti di tre generazioni della famiglia Farnese. Questo proprio per sottolineare come il rapporto con Viterbo sia stato duraturo e particolarmente forte. La narrazione inizia quindi con Paolo III, la gloria di casa Farnese, colui che viene definito l'ultimo papa del Rinascimento. Papa Paolo III ebbe con Viterbo un rapporto preferenziale, dovuto forse anche al fatto che nel palazzo viterbese della famiglia trascorse la sua giovinezza. Grazie al suo impegno, Viterbo si dotò di numerose opere architettoniche che tuttora rimangono a perenne memoria. Mi riferisco ad esempio alla Rocca Albornoz, restaurata proprio da Paolo III, ma anche al rifacimento del soffitto ligneo della Basilica della Quercia. Si prosegue poi con la generazione successiva, quella di Pierluigi Farnese, figlio naturale del Papa e personaggio di particolare forza d'animo e ritenuto anche violento. Pierluigi fu il primo personaggio della famiglia a divenire duca, prima di Castro e poi di Parma e Piacenza, dimostrandosi un provetto amministratore di queste terre. Anche sua moglie, Girolama Orsini, trova luogo all'interno di questa mostra. Una donna pia, sempre restia verso quel potere che la famiglia si affannava a procacciarsi e a mantenere saldo nelle sue mani. Girolama, una volta rimasta vedova, si ritirò a Viterbo, nel monastero da essa stesso fondato, che porta proprio in suo onore il nome della duchessa. Si passa poi all'ultima generazione dei Farnese rappresentata in questa mostra, quella del cardinale Alessandro Farnese, detto appunto il Gran Cardinale per l'importanza enorme che ebbe sul territorio ma anche a livello internazionale. Raccolse infatti intorno a sé una corte vera e propria di letterati, poeti, artisti e architetti che lo rimpiansero particolarmente al momento della sua morte nel 1589. Ad esempio Torquato Tasso gli dedicò questi bellissimi versi. Or versi urna di pianto il Tebro e i fonti, quasi degli occhi suoi lacrime e stille, e sian quasi una tomba i sette monti, e sodan meste voci a mille. Caduta è la tua gloria e il nostro onore. Roma, chi fia che il duolo in noi tranquille? Roma, qual lutto è questo e qual orrore? Farnese è morto, hai lacrime, hai dolore.